Un caloroso saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade. Oggi vi parliamo dei mouse Master Mouse di Cooler Master, che sono rivolti principalmente al pubblico dei giocatori grazie al fatto di avere tutta una serie di caratteristiche pensate per loro, come elevata precisione e grande spazio alla personalizzazione e alla programmazione degli 8 pulsanti in un caso e dei 6 pulsanti in un altro caso, che appunto si trovano sulla periferica. Ma la soluzione principale della linea Master Mouse, ovvero il Master Mouse Pro L, che questo mouse è dotata anche della possibilità di sostituire la copertura superiore con la copertura di ricambio che si trova all'interno della confezione. Questa cosa perché è possibile? Innanzitutto come garanzia di longevità, perché queste soluzioni sono pensate principalmente per durare, quindi sono molto solide e hanno una robustezza superiore rispetto alle altre soluzioni dello stesso tipo. Ma non è soltanto per questo. Cooler Master vuole che questa periferica si adatti allo stesso modo sia ai giocatori che preferiscono l'impugnatura ad artiglio, che è la classica impugnatura con il dito leggermente inarcato, sia per quei giocatori che invece preferiscono l'impugnatura a palmo, quindi con la mano distesa sulla periferica. Questo è possibile appunto grazie alla sostituzione della copertura, perché i pulsanti che sono basati su switch Omron, ovvero gli switch più diffusi nel campo appunto dei mouse rivolti ai giocatori, sono abbastanza resistenti alla pressione. Quindi proprio queste soluzioni Cooler Master sono pensate proprio per restituire questa sensazione di solidità e robustezza anche in queste piccole cose. Essendo abbastanza resistenti, con una copertura risulterà più immediato appunto inarcare il dito, mentre l'altra copertura, che invece ha una struttura leggermente diversa, viene più naturale invece tenerlo disteso. La sostituzione della copertura è molto semplice, basta svitare una vite che è collocata sotto un piccolo elemento in gomma che si trova appunto nella parte retrostante del mouse, e poi basta rimuovere la copertura, che è una procedura molto semplice che non è rivolta solamente agli appassionati di tuning, ma appunto a qualsiasi tipo di giocatore può farla, e quindi inserire l'altra copertura di riserva. Naturalmente si tratta di una caratteristica che può essere usata solamente dai giocatori con grande esperienza, quindi se siete dei giocatori occasionali o comunque con esperienza, ma non a livello praticamente professionale, sarà impossibile percepire questa differenza, anche perché le coperture apparentemente sono praticamente identiche fra di loro. Quindi per la maggior parte dei giocatori la soluzione che ha pensato Cooler Master è buona soltanto da un punto di vista di longevità. Quindi se cercate una periferica che vi duri molto nel tempo e che appunto è solida e che rimanga praticamente impeccabile sul lungo periodo, questa è una scelta praticamente ideale, perché non solo è robusta di per sé, ma appunto presenta queste importanti opzioni di sostituzione. E non solo la copertura può essere modificata, ma anche i pannelli laterali, che appunto anche quelli sono inclusi nella confezione. Anche in questo caso i pannelli di riserva, secondo quello che ci comunica Cooler Master, si adattano principalmente all'impugnatura a palmo, mentre l'impostazione di default è ancora una volta adatta all'impugnatura d'artiglio. La sostituzione dei pannelli laterali è ancora più semplice rispetto a quella della copertura, perché grazie a un sistema di magneti appunto si agganciano in maniera praticamente automatica. Cooler Master Master Mouse Pro L poi è un mouse che è rivolto ai giocatori ambidestri, perché è perfettamente speculare in tutte le sue parti. Abbiamo pulsanti sia sul lato destro che su quello sinistro, e quindi può essere usato sia dai giocatori destrorsi che da quelli mancini. Sulla superficie non c'è il selettore DPI, che è particolarmente richiesto da un certo tipo di giocatori, e invece Cooler Master ha deciso di posizionarlo nella parte posteriore della periferica. Questo probabilmente per favorire l'interscambio delle coperture che abbiamo visto prima, però appunto può essere un fastidio non avere il selettore DPI sulla parte frontale. Tutti i pulsanti del mouse però sono perfettamente programmabili tramite il software immediato e assolutamente funzionale che Cooler Master mette a disposizione,
e quindi è possibile ripristinare il selettore DPI in uno degli altri tasti che si trovano per esempio anche nella rotella di scorrimento oppure in quelli laterali. Ci sono tre zone di retroilluminazione, fermo restando che questa periferica è una periferica sobria e abbastanza minimalista e quindi non è appariscente da questo punto di vista come purtroppo lo sono altre periferiche di gaming. Ci sono tre zone di retroilluminazione, una in corrispondenza della rotella di scorrimento, una sulla parte su questa parte qui laterale sinistra del mouse e una nella parte inferiore. Si possono configurare liberamente in tre maniere diverse, ci sono vari effetti come i soliti effetto respiro o effetto a stella, ma si possono anche impostare i colori associati ai profili DPI oppure al profilo generale del sistema e quindi avere anche una funzionalità che appunto è utile per il giocatore in modo che possa riconoscere al volo qual è il profilo che è stato abilitato. Un'altra funzionalità che Cooler Master mette a disposizione dei giocatori più impegnati è la cosiddetta Storm Tactics. Sostanzialmente, tramite la pressione di questo pulsante qui, quindi pulsante laterale destro superiore, si può abilitare un secondo funzionamento per tutti i pulsanti del mouse. Questo significa che abbiamo una doppia assegnazione che aumenta le possibilità di interazione. Quindi premendo questo pulsante più il pulsante centrale sinistro, per esempio si passa da un tipo di illuminazione LED all'altro, le illuminazioni LED che abbiamo detto prima, mentre il tasto in basso laterale invece ci consente di cambiare profilo, quindi bisognerà prendere un po' di dimestichezza con queste impostazioni e con queste combinazioni di pulsanti, ma il giocatore che è più abile sicuramente riuscirà a sfruttare la periferica anche in senso di performance e quindi competitivo. Periferica che si può configurare in tanti modi all'interno del software, per esempio si può modificare la frequenza di campionamento oppure la distanza di sollevamento, significa che se impostiamo su distanza di sollevamento low il mouse smetterà di essere tracciato se il giocatore lo solleverà di un po' rispetto alla superficie d'appoggio. Passiamo a Master Mouse S e Master Mouse S Lite, che sono delle soluzioni speculari per certi versi rispetto al Master Mouse Pro L di cui abbiamo parlato finora, ma che costano decisamente meno e sono arrivati sul mercato proprio recentemente, quindi si tratta appunto di novità assolute. La principale differenza rispetto all'altra soluzione riguarda il fatto che non ci sono pannelli laterali o coperture di ricambio incluse nella confezione, anzi entrambi i mouse non sono pensati per essere modificati e quindi per avere delle opzioni di ricambio che ne aumentano la longevità. Ma nonostante questo, l'idea alla base della robustezza e della solidità rimane invariata, perché anche questi mouse, come il precedente, sono molto robusti al tatto e soprattutto offrono una resistenza alla pressione dei pulsanti molto importante, quindi rimane questa connotazione e quindi sono delle periferiche che si adattano soprattutto a quei giocatori che amano una certa resistenza alla pressione. C'è una seconda differenza tra i due mouse della linea Master Mouse di Cooler Master meno costosi, che riguarda la retroilluminazione. Mentre la soluzione Master Mouse S presenta la retroilluminazione in tre zone configurabile diversamente a seconda della zona, esattamente come per il mouse precedente, il modello meno costoso, il Master Mouse S Lite, invece presenta una retroilluminazione fissa di colore bianco che appunto non può essere modificata dall'utente. Questo mouse è particolarmente adatto per quel tipo di giocatore che ama semplicemente installare la periferica nel computer e iniziare subito a giocare. I tre mouse di cui abbiamo parlato funzionano benissimo sulla maggior parte delle superfici, ma chiaramente avere un tappetino predisposto per le esigenze dei giocatori è la soluzione ideale. Cooler Master offre la linea di tappetini Swift RX che sono dotati di una mesh microscopica con micro avvallamenti ideati appunto per garantire la massima aderenza e che appunto non ci sia in nessun momento una perdita di contatto tra il sensore del mouse e la superficie di appoggio. Inoltre si tratta di tappetini realizzati in tessuto antiscivolo con angoli graffettati che appunto segnalano al giocatore quando sta rischiando di venire fuori dalla superficie di appoggio valida per l'interazione.
In definitiva, le soluzioni di cui abbiamo parlato si caratterizzano per fasce di prezzo ovviamente differenti alla luce delle caratteristiche di cui, che abbiamo elencato prima. La soluzione di punta è il Master Mouse Pro L, che viene venduto a circa 60 euro come prezzo suggerito, ma chiaramente i vari retailer potrebbero optare per prezzi leggermente diversi. Il prezzo suggerito da Cooler Master è 60 euro, stesso discorso per le altre soluzioni, quindi il Master Mouse S, che è la soluzione di mezzo, quindi con ottime possibilità di personalizzazione ma senza la possibilità di modificare la struttura del mouse grazie alla dotazione in confezione, costa 40 euro, mentre il Master Mouse Lite S, che è la soluzione più economica tra quelle di cui abbiamo parlato, invece viene venduto a 20 euro. In questo caso, come abbiamo detto, si tratta di una soluzione che è particolarmente adatta per chi non ama perdere molto tempo nella programmazione, nella personalizzazione e preferisce risparmiare. Ma in tutti e tre i casi, come abbiamo detto, si tratta di soluzioni ideali per chi è alla ricerca di periferiche di gioco soprattutto resistenti oltre che precise. Grazie per averci seguito, un saluto e alla prossima.